Ciao a tutti e benvenuti ad Animalpedia. Nel video di oggi vi mostreremo come pulire correttamente le orecchie di un cane passo per passo. Da non perdere! Per prima cosa dobbiamo controllare ogni settimana le orecchie del nostro cane, se sono pulite e non emanano nessun odore strano, non ci sarà bisogno di effettuare ulteriore pulizia. Nel caso in cui il veterinario raccomandasse una pulizia periodica, ti spieghiamo ora come farlo correttamente. Innanzitutto, tieni a portata di mano tutto ciò di cui avrai bisogno per pulire le orecchie del cane. Guanti, garze e un detergente per le orecchie. Consigliamo di usare le garze sterili piuttosto che l'ovatta e i bastoncini, perché può restare incastrata nell'orecchio del cane, portando a diversi problemi. Iniziamo agitando il detergente. Spostiamo il pelo che copre l'orecchio e lo apriamo in questo modo. Introduciamo uno spruzzo del detergente e massaggiamo dolcemente la base dell'orecchio. Faremo così in modo che il liquido si distribuisca per tutto il padiglione auricolare e si stacchi tutta la sporcizia. Eseguiremo la stessa operazione nell'altro orecchio, senza lasciare andare la testa del cane. E ora arriva il momento nel quale il nostro cane dovrà muovere la testa affinché il liquido e la sporcizia escano fuori. Se non è in grado di farlo sul tavolo, lo faremo scendere per terra perché lo possa fare correttamente. A questo punto introdurremo la garza con il dito nel padiglione auricolare per riuscire a rimuovere del tutto la sporcizia. Ripeteremo l'azione diverse volte finché la garza non ne esca completamente pulita. Faremo lo stesso per l'altro orecchio. Però ricordate che non dovete usare mai la stessa garza per pulire le due orecchie, perché potreste passare una possibile infezione da un orecchio all'altro. Al termine della pulizia potreste vedere l'area un po' arrossata, ma non ti preoccupare, è del tutto normale ed è a causa dell'attrito della garza attraverso il condotto uditivo. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Alla prossima!